La porta che è all'ingresso del centro storico di Urbisaglia, e qui abbiamo la via Buccolini che dà l'accesso alla casa, e di qua abbiamo tutto il corso principale. Accesso al centro storico di Urbisaglia con una splendida chiesa, e direttamente andiamo alla via che porta all'abitazione, e qui abbiamo il corso principale di Urbisaglia. Stigo il vicolo che ci porta all'abitazione, fatto con stili ripresi originali. Siamo sotto la galleria e accediamo direttamente all'arco bellissimo che ci porta fuori le mura di Urbisaglia, all'ingresso, l'inizio della passeggiata per l'anfiteatro romano. E qui a 20 metri abbiamo l'abitazione, e a destra abbiamo uno splendido scorcio del campanile. Attraversando l'arco bellissimo, scuro non si vede, dopo faremo una foto, dotato di una caratteristica fontana, accediamo al terrazzino panoramico, terrazza Belvedere. Terrazza Belvedere, osserviamo questo paesaggio fantastico delle campagne ridenti intorno a Urbisaglia. Qui abbiamo la casa sotto le mura, in fondo, dove c'è l'ingresso per il garage, dove c'è un balcone esterno panoramico. Venendo dall'arco vicino alla casa arriviamo all'immetà del corso, in fondo si vede la rocca, qui abbiamo questa splendida torre, e a fianco proprio all'abitazione ci stanno le logge, il ristorante famoso di Urbisaglia, Locanda Caffè, le logge, che è un ristorante molto rinomato. D'altra parte abbiamo il famoso l'ufficio turistico information, perché Urbisaglia è molto visitata dai stranieri turisti che vengono in estate. Qui ci stanno praticamente l'information point, l'associazione Prologo d'Urbisaglia, Fondazione Bandini, il comune di Urbisaglia, tutto vicino all'abitazione. Poi qui abbiamo questa splendida torre, in fondo abbiamo la rocca e tutto quanto il corso bellissimo di Urbisaglia. Da qua abbiamo un altro vicolo, un altro tunnel che può portare alle campagne. Stiamo avvicinando, uscendo dal corso. Stupenda piazza. Ecco la rocca. E la rocca famosa. Siamo nella famosa ridente piazza di Urbisaglia. Abbiamo la rocca. Banca, tutti i servizi sono presenti in raggio di 500 metri. Dietro abbiamo, dietro la rocca, la piazza, lo splendido giardino.